ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io mi chiamo Giuseppe, faccio il cuoco di professione e voglio condividere la mia passione per la cucina con voi. Quindi vi ringrazio per essere sul mio canale e partiamo subito con i video. Buongiorno ragazzi, oggi prepareremo gli gnocchi alla romana. Quindi cosa ci serve? Ci servono mezzo litro di latte che andremo subito a mettere in pentola, latte intero, poi abbiamo bisogno di un pizzico di sale, 125 g di semolino, un tuorlo, 25 g di burro e 25 g di grana grattugiato. Ovviamente ora faremo bollire il latte, poi verseremo il semolino, lo facciamo cuocere un attimino il semolino per circa 4-5 minuti, poi togliamo dal fuoco e aggiungiamo burro, uovo e parmigiano. Allora ragazzi, il latte bolle, è il momento di versare il semolino, vedete, sempre mescolando in modo che non facciamo grumi. Ora abbassiamo la fiamma e cuociamo per 4-5 minuti. Allora ragazzi, sono passati 4 minuti, il semolino è cotto, ora sono passato in planetaria così è più facile amalgamare gli ingredienti, quindi partiamo con il burro e amalgamiamo. Allora ragazzi, dopo circa un minuto abbiamo amalgamato il burro, ora passiamo al tuorlo e al grana e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Ovviamente questo passaggio lo potete fare anche manualmente, però se avete la planetaria il lavoro lo fa lei. A chi piace può aggiungere anche un po' di noce moscata, a me che piace ovviamente aggiungo la noce moscata. Con una spatola andiamo a fare una leggera pressione e lo schiacciamo e lo livelliamo con uno spessore di circa un centimetro. Per aiutarci in questa lavorazione bagnate la spatola un po' di acqua fredda in modo che, vedete, scivola meglio. Allora ragazzi, una volta che li abbiamo stesi per bene all'altezza di circa poco più di mezzo centimetro, anche un centimetro va bene, poi lì è anche una questione di gusti, li lasciamo raffreddare per bene, poi andremo con un coppa pasta o con un bicchiere, con quello che avete, a formare dei cerchietti e poi andremo a cuocerli. Allora ragazzi, gli gnocchi sono freddi, quindi possiamo già coppare. Imburrare una teglia, qui abbiamo una trentina di grammi di burro fuso e poi con un coppa pasta, quindi con un coppa pasta da 6 cm andiamo a formare i nostri cerchietti che andremo ad adagiare nella nostra pirofila. Abbiamo riempito la nostra teglia ragazzi, ora non ci resta che spennellare gli gnocchi con burro fuso, mettere del grana grattugiato e poi passarli in forno per 20 minuti a 180 gradi. Ragazzi, ho fatto una seconda versione, un'idea carina anche per fare delle monoporzioni, la stessa identico procedimento, cambia solo la composizione della teglia. Allora ragazzi, i nostri gnocchi alla romana sono pronti, tutti a tavola, vi aspetto.